Ferdinando si innamora d'una bella ragazzetta, nominata la Luisetta, nata solo per fare l'amore. Con le valigie in spalla siamo venuti su, a piedi da Andorra. Era una novità perché noi non avevamo mai visto il mare. Quando sono arrivata lassù, boh, dicevo domani prendo la mia valigia e me ne vado di nuovo indietro. Invece, poi, anche l'età, avevo 23 anni, 24, a fare la figura di scappare, di andare a casa. 13, ricordo 4, basta trovarne una per il posto, poi da una all'altra, sì, c'erano il parente, c'erano gli amici, c'erano da un'altra, si creava dei bisogni e li facevano venire. E, insomma, si sono messi d'accordo, allora questo maresciallo ha scritto qua, e una famiglia ne prendeva 4, l'altra 5, l'altra 3, l'altra 2. Ne avevano bisogno, quindi sono venuti su e in casa nostra sono venuti 2 o 3 dal paese. Una miseria, le donne le tenevano lì sequestrate, più facile che si mangiassero qualche schiaffio. Avevano le unghie lì tagliate, l'unghia e la carne ci mancava. Ben sovente la menava in mezzo ai prati, ai boschi scuri. Alla sera facevano l'amore, se potevano. Al giorno a lavorare. Una cosa generale, perché appena vedevano una nuova ragazza, tutto il paese. E destino, guardi, perché io ho sempre detto, ci vengo volentieri, ci sto volentieri, però lontano dalla mia famiglia non ci vado volentieri. No, gira. Ti sei sposata lì. Se si va in campagna non si può fare a casa, quindi bisognava preparare tutto la sera. Però non sono contenta lo stesso. Mia mamma me lo diceva che a far l'amor non è peccato. Basta farlo moderato, lei è una gran felicità. Thank you.